Apple sta per lanciare il suo iPhone più costoso, $999 che in Italia diventeranno 1189 euro. This is iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. Ma perché a 10 anni dal lancio del dispositivo più redditizio di sempre, che oggi ha più di 1 miliardo di esemplari in circolazione, Apple ha deciso proprio ora di lanciare un modello di fascia alta? Perché Apple ha un problema. Vende troppi iPhone. È vero, ne vende troppi e sono troppi. L'azienda di Cupertino avrebbe avuto bisogno di produrre più di 100 milioni di schermi OLED, un'impresa quasi impossibile perché ad oggi non ci sono le infrastrutture adatte. Ma andiamo con calma. OLED sta per Organic Light Emitting Diodes ed è la tecnologia che sta alla base degli schermi più efficienti e più sottili. Molti di questi display sono montati su dispositivi Android e la stessa Samsung non è solo uno dei principali rivali di Apple, ma è anche uno dei principali fornitori della mela. E oggi sta lavorando probabilmente il più velocemente possibile per produrre gli schermi per l'iPhone X. Ma veramente? Samsung guadagna di più dalla vendita dell'iPhone X, che ha il suo schermo, che dalla vendita del suo S8. È assurda questa cosa. Quindi tornando indietro nel tempo, Apple si è trovata davanti ad un dilemma. Se non può produrre abbastanza OLED, non può inserirli nell'iPhone 8. Quindi che cosa fare? La risposta è spaccare il mercato, cioè creare un prodotto dal prezzo più alto in modo da ridurre la domanda. Si chiama segmentazione del prodotto, cioè il processo di creazione di una versione differente del prodotto con un differente prezzo per un differente pubblico. È un'idea che risale ai primi del Novecento, quando per esempio la General Motors offriva una macchina di fascia bassa, la Chevrolet, e una di fascia premium, la Cadillac. Ma l'introduzione di un iPhone più costoso porta con sé altri benefici per l'azienda. Durante la fase decisionale, prima di un acquisto, i clienti hanno un tipico pregiudizio, cioè quello di evitare gli estremi e scegliere il compromesso, quando ovviamente non sanno cosa acquistare. Gli psicologi lo chiamano effetto compromesso o effetto esca, cioè quando gli acquirenti non sono portati a scegliere l'opzione più estrema. Apple avrebbe potuto scegliere di inserire lo schermo OLED nell'iPhone 8, ma alla fine godrà di maggiori benefici dal fatto di averlo inserito in un dispositivo di fascia più alta come l'iPhone X, caratterizzato da un prezzo più alto. In questo modo Apple riuscirà probabilmente anche ad aumentare le vendite dell'iPhone 8, che improvvisamente è diventata la scelta di mezzo, il compromesso.